Agora, un nuovo strumento, una nuova occasione per i cittadini, per incontrare i cittadini, per spiegare i programmi, le idee. Assolutamente. Questo è sempre quello che abbiamo fatto da 3 anni anche a Mesagne. Ogni santa domenica siamo stati qui, nelle piazze, mettendoci la faccia, ascoltando i cittadini e informando i cittadini. E questo è quello che noi vogliamo fare. Quello che chiediamo prima di tutto ai cittadini è quello di informarsi, non un voto, non un regalo a noi. Perché poi il voto viene in automatico, nel momento in cui si conoscono veramente i meccanismi che portano al potere, che fanno in qualche modo corrompere le persone e non fare ciò che realmente dovevano fare i cittadini, allora il singolo, il cittadino stesso sa quello che deve fare. Danilo, spiegaci chi c'è qui stasera. Oggi ci sono al nostro sostegno, a sostegno della lista Mesagne 5 Stelle, a sostegno dei candidati alla Regione Puglia e del Movimento 5 Stelle, ci sono i parlamentari del Movimento 5 Stelle, che sono Diego De Laurentiis e Nuti, che sta arrivando a breve. Come stanno accogliendo i cittadini questa vostra proposta? Guarda, interessante, oggi è accaduta una cosa emblematica. È arrivato un bambino e ci ha chiesto i volantini. E noi abbiamo detto, ma tu non voti, sei un bambino. Ha detto, non serve per mamma, perché mamma è dall'altra parte, a nascondersi vicino a un albero. Perché questo accade. I cittadini ormai temono di esporsi. Noi in questa situazione stiamo cercando di dare coraggio. I cittadini che incontrano i cittadini, lei che si è candidato alla regione, quale proposte sta portando? Che tipo di ragionamento fa alle persone? Guardi, io mi concentro maggiormente sulla questione sanitaria. Qua siamo a Mesagne, c'era un ospedale, è stato chiuso come in moltissimi altri comuni. 25% dei posti letto chiusi negli ultimi 12 anni, 22% aumentati nel privato accreditato. Questo con la scusa che non ci sono i soldi per i cittadini, mentre ci sono sempre per quanto riguarda i privilegi, i costi della politica. E allora è venuto il momento di dire stop a questo circuito vizioso che continua a togliere servizi ai cittadini e continua a ingrassare invece le casse dei partiti e dei politici, quegli stessi politici che hanno creato i problemi e che oggi vengono a proporci le soluzioni ai problemi che loro stessi hanno creato. Noi abbiamo un progetto per la sanità molto chiaro, molto preciso, lo illustreremo a Brindisi il 26 alle ore 16 presso l'Hotel Orientale. Invitiamo tutti a venirci a ascoltare, perché finalmente avremo una sanità efficiente e a costi sostenibili. Qual è questo progetto? Di che si parla? Quali sono i passaggi fondamentali? Guarda, innanzitutto si tratta di organizzare la sanità in base alle esigenze sanitarie della popolazione e non in base ai potentati politici e ai ritorni elettorali. Fare una sanità a chilometro zero, quindi se non è possibile avere degli ospedali in ogni paese, però è doveroso dare i servizi in ogni paese. Un comune come quello di Mesagne, con una struttura importante che può essere utilizzata come casa della salute, poliambulatori specialistici, degli hospital, si possono fare e si devono fare questi servizi. Esistono in tutta Europa, non si capisce perché qua non si riescono a fare. Lei che cosa fa nella vita? Io sono un infermiere, ho un master universitario in management di strutture sanitarie complesse, so di quello che parlo, so nel mondo come funziona la sanità e purtroppo so anche come funziona qua in Puglia e so benissimo che una sanità efficiente a costi sostenibili è possibile.